Farmacia dei servizi, in Veneto erogate più di 9.000 prestazioni in estate. Farmacista più D'Ambrosio Lettieri, in agenda i temi per il rilancio della professione. Influenza, l'OMS aggiorna le linee guida per il contrasto dei virus stagionali. Farm Evolution 2024, focus sui nuovi scenari fiscali per la farmacia. Buongiorno e bentrovati a una nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Sono state oltre 9.000 le prestazioni erogate dalle farmacie del Veneto tra giugno e agosto scorsi nell'ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi. Lo ha reso noto Federpharma Veneto, che ha evidenziato come tra le prestazioni più richieste vi siano stati gli screening e il monitoraggio dell'aderenza terapeutica. Andrea Bellon, presidente di Federpharma Veneto, ha parlato di dati incoraggianti. Le farmacie aderenti sono circa il 50% su base regionale e auspichiamo che da settembre se ne aggiungano altre. L'erogazione dei servizi è stata molto apprezzata dai cittadini, ha continuato. Ora va potenziata la comunicazione, avvisando che nelle farmacie aderenti ci si può sottoporre gratuitamente agli screening e, con la ricetta bianca del medico di base, agli esami di telecardiologia. I temi della politica professionale per il rilancio delle attività svolte dal farmacista ovunque e il ruolo strategico che la farmacia svolge nell'ambito della sanità territoriale saranno tra le novità di cui si parlerà a Farmacista Più 2024. Lo ha affermato ai microfoni di Federpharma Channel Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Cannavò. Ma ascoltiamo uno stralcio della sua intervista. Resta di grande attualità il tema della continuità assistenziale, con un esplicito riferimento al rilancio della sanità territoriale attraverso i cosiddetti allegati al DM 77, che disciplineranno in modo più dettagliato le attività svolte dal farmacista in farmacia e riferite a tutto ciò che va oltre la fondamentale attività di dispensazione dei medicinali e quindi attività di servizio. E collegato a questo concetto c'è il tema della sanità digitale. In che modo la sanità digitale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, può consentire al farmacista di garantire ai cittadini servizi più facilmente accessibili, ma sempre standardizzati su livelli di eccellenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida sull'influenza, includendo le raccomandazioni per il contrasto dei virus stagionali e dei patogeni con potenziale pandemico. Le indicazioni riguardano l'uso di farmaci antivirali e altri trattamenti che regolano il sistema immunitario e sono rivolte principalmente agli operatori sanitari, ma possono essere prese come riferimento anche dai decisori politici e dalle autorità che si occupano delle attività volte a fronteggiare eventuali future pandemie ed epidemie. Oltre ai virus influenzali stagionali, anche i virus influenzali animali, soprattutto aviari e suini, possono infettare l'uomo provocando malattie. Sebbene gli attuali virus influenzali animali non siano in grado di trasmettersi da persona a persona, rappresentano comunque una minaccia pandemica per il futuro. Si aprirà con un focus fiscale su scenari evolutivi tra nuova remunerazione, servizi e riforma fiscale la 12ª edizione di Farm Evolution, che si terrà a Catania dall'11 al 13 ottobre prossimi. La sessione sui temi fiscali, che darà il via alla convention, è in programma l'11 ottobre e tratterà temi quali le previsioni del DDL semplificazioni, l'entrata in vigore della nuova remunerazione e il passaggio della farmacia dei servizi dalla fase di sperimentazione alla piena operatività. Gioacchino Nicolosi, presidente di Federpharma Sicilia e ideatore dell'evento, ha spiegato che all'incontro interverranno commercialisti ed esperti che passeranno in rassegna tutti gli aspetti della farmacia dei servizi. Tra i diversi professionisti del settore parteciperanno anche il responsabile del settore fiscale di Federpharma Nazionale, Luigi Coltellacci, e il responsabile settore legale Federpharma, Bruno Foresti. Infine, nel corso della 3 giorni si svolgeranno numerosi workshop, seminari e convegni di approfondimento su temi di interesse per la categoria, compreso il convegno Federpharma Nazionale in programma sabato 12. Questa è l'ultima notizia del TG di Federpharma Channel. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con la nuova edizione del telegiornale.